Lo scorso 11 dicembre a Sabaudia, poco dopo la mezzanotte, i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto un 43enne di Terracina, ritenuto responsabile del reato di omicidio stradale. L'uomo intorno alle 17 dello stesso giorno, in località Borgo Vodice, via Lungo Sisto, alla guida di un'autovettura Mercedes classe A, investiva un ciclista di nazionalità indiana, residente a Latina, uccidendolo sul colpo. I successivi accertamenti espletati presso il locale nosocomio rilevano che l'arrestato si era posto alla guida del mezzo sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti. L'arrestato, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, è stato condotto presso la propria abitazione, mentre l'autovettura è stata sottoposta a sequestro. La Taiwan Excellence Latina lotta 2 ore con Perugia, ma alla fine sono gli umbri a portare a casa l'intera posta. Una battaglia iniziata con un primo set di 43 minuti terminato 39 a 41 per il Perugia e continuata con un secondo set quasi perfetto dei Pontini. Alla lunga è uscita fuori Perugia che è riuscita a chiudere in 4 set la gara davanti a un gremito e rumoroso Palabianchini. Presso il Teatro Comunale di Rocca Gorga si svolgerà, sabato 16 dicembre alle 18, la nuova edizione del Natale dell'Utopia, evento in cui la cooperativa Utopia 2000 presenta ogni anno il suo calendario e attribuisce il premio Utopia for Benefit. Dopo i saluti del sindaco Carla Amici, l'evento si aprirà con un incontro sull'economia sostenibile. Massimiliano Porcelli, presidente della cooperativa, racconterà il viaggio che ha fatto recentemente alla scoperta di quelle realtà che hanno imboccato la strada dello sviluppo nel rispetto della sostenibilità a livello sociale, economico e ambientale. Seguirà la proiezione del video sulle tappe di tale viaggio. Circa il calendario 2018, i 12 mesi sono illustrati dai quadri di altrettanti pittori e arricchiti dai pensieri di scrittori che hanno trattato il concetto di utopia. Pensieri che sono stati scelti dagli stessi ragazzi ospiti delle strutture della cooperativa in 3 incontri, animati dagli operatori delle medesime strutture e dal poeta Antonio Veneziani, ideatore del progetto. Sabato 16 dicembre alle 16.30, nella sala conferenze del Museo della Città e del Territorio di Cori, verrà inaugurata la mostra Memoria Impressa. Luigi Rossini e le antichità di Cora. L'evento, dalla straordinaria valenza culturale, è organizzato dal direttore scientifico del museo e dall'Associazione Culturale Arcadia, anche per celebrare il primo decennale dell'associazione che ormai da qualche anno gestisce in maniera egregia il museo e la biblioteca comunale, e fa parte delle tante attività promosse nel corso di quest'anno dal Sistema Territoriale dei Musei dei Monti Lepini nell'ambito del progetto Genti Lepine. Personaggi, narrazioni e memorie per la costruzione dell'identità dei Lepini, finanziato dalla Regione Lazio per lo sviluppo dei sistemi di servizi culturali. L'idea di una mostra dedicata a Luigi Rossini, architetto e uno dei più importanti incisori italiani, ultimo continuatore dell'opera del Piranesi, che ha prodotto nella prima metà dell'Ottocento più di 600 matrici in rame, incise all'acquaforte e oggi conservate presso l'Istituto Centrale per la Grafica, nasce dal circolo virtuoso creato un paio di anni fa dall'Associazione Culturale Arcadia, che ha investito gli incassi provenienti dalla vendita di pubblicazioni e di biglietti del museo nell'acquisto di una preziosa serie di 8 stampe rossiniane, tutte appartenenti al medesimo esemplare ancora rilegato e dedicate alle antichità di Cora nell'ambito della più vasta raccolta intitolata Le antichità dei contorni di Roma, ossia, le più famose città del Lazio. Sono la neve e il ghiaccio i rischi maggiori che corrono gli automobilisti per strada. E quanto ritiene il comune di Bassiano, che nei giorni scorsi ha spedito 2 missive indirizzate all'amministrazione provinciale di Latina affinché si provveda allo spargimento di sale sui tratti stradali di competenza dell'ente di Via Costa. La prima nota, scritta dal sindaco Domenico Guidi ed indirizzata al presidente della provincia Eleonora Della Penna e al dirigente del settore viabilità Angelica Vagnozzi, spiega, viste le condizioni climatiche del periodo, caratterizzato da basse temperature ed il conseguente pericolo per gli utenti della strada, causato dalla formazione di ghiaccio sul manto stradale, si chiede un intervento urgente e costante di spargimento sale, lungo le strade provinciali da e per Bassiano. A corredo della nota spedita dal sindaco è presente un'altra nota, firmata dal responsabile della polizia locale di Bassiano, Maria Paola Giserico, con la quale si fa riferimento ad un sopralluogo effettuato sulla strada provinciale Ninfina, il vallone di Bassiano.
e l'incontro con un'autrice del territorio, uno dei tanti che la Biblioteca dei Bambini La Casa dei Libri, coordinata dalla dottoressa Imma Runi, promuove. Gli scrittori scendono tra la gente e, in questo caso, prima di tutto tra i bambini per chiarire ulteriormente il messaggio che intendono diffondere con le proprie opere. Stavolta, sabato 16 dicembre alle 17:30 nella sala sicurezza del Palazzo Comunale di Formia, sarà la volta di una nota scrittrice originaria di Minturno, Anna Rita Persechino. Un'autrice capace di tradurre in favole episodi dell'antica tradizione orale del territorio, così come tramandate da generazioni. La Persechino, insegnante di scuola primaria, impegnata in progetti teatrali e di letteratura, è conosciuta per il suo impegno nello studio della trasmissione di memorie, ricordi o storie che riesce a trasformare in racconti accattivanti, coinvolgenti. E sabato la scrittrice sarà chiamata a introdurre alla sua platea il suo ultimo lavoro L'alba dei ciliegi, un'opera nella quale la poesia lirica ed evocativa è capace di manifestare le tensioni dell'anima grazie alla capacità espressiva delle immagini. Sabato 16 dicembre dalle 10 al Museo dell'Olio e delle Tradizioni Locali di Roccasecca dei Volsci, si terrà il convegno Valorizzazione e Promozione dell'Oliva Cultivar Itrana. Autorità, esperti ed operatori del settore si confronteranno su tematiche d'attualità, nuove tecnologie impiegate nell'olivicoltura, proprietà organolettiche del prodotto, efficientamento dei processi di raccolta e lavorazione, ricadute economiche per il territorio. Nel pomeriggio due workshop, uno sulle opportunità di sviluppo delle start-up agricole, l'altro sulle nuove metodologie di lavoro nel campo dell'agricoltura. Nei locali del seicentesco Palazzo Baronale interverranno, tra gli altri Barbara Petroni, sindaco di Roccasecca dei Volsci, Luigi Centauri, presidente del CAPOL, Alberto Bono, agronomo, e Giulio Scatolini capo panel del COE. Contestualmente si svolgerà la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione al nuovo corso del 13, 14 e 15 dicembre, rivolto soprattutto a quelle aziende agricole in costante aumento che, oltre a produrre, trasformano, confezionano e vendono, con conseguente necessità di un costante aggiornamento delle proprie competenze. Giovedì 14 dicembre alle 16:30 e alle 21 al Cinema Oxer di Latina ci sarà la proiezione del film documentario Fuga per la Libertà per la regia di Emanuela Gasbarroni. Il film documentario narra la storia del campo profughi rossi lunghi di Latina, che ha ospitato dal 1957 fino al 1989 circa 100.000 rifugiati che scappavano dai paesi dell'est e che dopo qualche mese a Latina andavano in Australia, Canada e Stati Uniti. Quest'anno ricorre il 60° anniversario dell'istituzione di questo importante presidio. Il film è stato selezionato in concorso al Festival Internazionale Visioni dal Mondo. L'obiettivo del film è proprio quello di raccontare l'importantissima pagina di storia recente del capoluogo e dell'Italia che pochissimi conoscono, tentando di restituire la complessità umana, esistenziale, etica che ha animato quello spazio per circa 40 anni. Ma anche cosa significhi libertà e rischiare la vita per essa, su cosa significhi esilio, identità, ideologie, ma anche accoglienza, violenza, speranza. Un argomento quanto mai attuale. A seguito di controlli ed ispezioni nei comuni di Terracina e San Felice Circeo, i carabinieri del NAS di Latina hanno colto in flagranza un falso dentista. In particolare i militari hanno individuato uno studio odontoiatra, all'interno del quale un odontotecnico svolgeva l'attività di dentista, pur non avendo mai conseguito il diploma di laurea necessario per l'esercizio della professione sanitaria. Le indagini dei carabinieri hanno consentito di cogliere il tecnico mentre stava indebitamente operando su un ignaro paziente. Nel corso dell'attività sono state sottoposte a sequestro due sale attrezzate con dispositivi, attrezzature e farmaci funzionali all'esecuzione di interventi sanitari ortodontici. L'abitazione e le sale odontoiatriche, del valore di circa 200.000 euro, sono state sottoposte a sequestro probatorio da parte dei militari, che hanno denunciato l'odontotecnico all'autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione. Sarà presentato il prossimo 20 dicembre presso il Museo Archeologico di Sezze il lavoro svolto dall'Associazione Culturale Le Decarce e dagli studenti dell'ISIS Pacifici e dei Magistris, la traduzione dal latino dello Statuto Comunale di Sezze del XVI secolo, un interessantissimo documento attraverso il quale si può ricostruire la vita della cittadina letina nel periodo rinascimentale.
Il lavoro di traduzione, coordinato dalle docenti di latino dell'istituto, è supervisionato da Agostino Attanasio, già sovrintendente dell'Archivio Centrale dello Stato, e da Francesco Petriani, presidente dell'Associazione Culturale, sarà presentato ai cittadini nel corso di una manifestazione che, tra gli altri, vedrà la partecipazione degli amministratori locali, del presidente della Compagnia dei Lepini e di due ricercatori storici, che dettaglieranno l'operazione svolta nel corso degli ultimi mesi. L'appuntamento è per mercoledì 20 dicembre a partire dalle ore 11:30 all'interno del Museo di Largo Bruno Buozzi.